Buonasera amici, riprendiamo la live, abbiamo avuto dei problemi di linea e riprendiamo a parlare del caso di questa sera. Come potete vedere dal titolo di questa live, l'assessore Barelli seleziona, tra virgolette, la stampa locale. È un titolo un po' provocatorio per commentare però una lettera che ho scritto insieme ad altri cinque colleghi direttori di giornali locali. Perché l'assessore Barelli, molto probabilmente, però questo ripeto, chiederemo lumi allo stesso assessore, ha convocato un incontro conferenza stampa presso il deposito di Strada Tuscanese, dove non sappiamo dove sia, in quanto non siamo stati perlomeno ufficialmente invitati, per presentare quello che è stato chiamato il deposito delle macchine di Santa Rosa. Per dirla in breve, i resti di cinque macchine di Santa Rosa, di cui una è stata acquistata direttamente dal comune di Viterbo, quella di Battaglioni, per poter iniziare il percorso che porterà poi al Museo delle Macchine di Santa Rosa, quindi un qualcosa che si cerca ormai da alcuni decenni e che sarebbe appunto il primo rispetto di una città verso la principale manifestazione, ossia della città di Viterbo. Bene, l'assessore Barelli ha invitato, o perlomeno questo sembra dalle cronache dei giornali, solamente tre testate giornalistiche, di cui un quotidiano cartaceo e due testate web locali. La domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea: come mai si sono accorti tutti gli altri di questa notizia sui giornali, o meglio, su queste tre testate giornalistiche, e non da un invito classico che viene fatto, lo ripetiamo, anche per argomenti spesso che potrebbero non avere la rilevanza adatta, basterebbe un comunicato stampa? Questa è la domanda che direttamente pongo all'assessore Barelli. Lo ricordo, non è stato il primo caso di una situazione di questo tipo. Sembra, ma noi comunque abbiamo avuto anche le conferme da altri colleghi, quando è stata data l'onoranza, la cittadinanza onorifica al cittadino numero uno di Viterbo al mondo in questo momento, che è Leonardo Bonucci, il calciatore della nazionale e della Juventus. Bene, in quel caso poi sono state fatte delle conferenze successive ed è stato in qualche modo chiuso il buco. Questa volta siamo certi che l'assessore Barelli farà del suo di nuovo, però la domanda sorge di nuovo spontanea: come mai l'assessore Barelli continua a fare questo tipo di, lo diciamo sempre tra virgolette, un po' ironicamente, performance? L'assessore Barelli, lo ricordiamo, recentemente è stato nelle cronache nazionali, suo malgrado, anche per quella storia di Vittorio Sgarbi, il più grosso critico d'arte italiano, per quanto riguarda la disdetta di una mostra dove doveva presiedere Vittorio Sgarbi, che appunto lo ricordo, a Firenze. Vittorio Sgarbi seppe telefonicamente dalla voce dello stesso Barelli, che si sentiva su Repubblica TV, per chi lo conosce, che non si sarebbe più fatta questa mostra. Bene, non abbiamo infierito più di tanto in quel caso, perché comunque sarebbe stato in qualche modo molto semplice parlare dell'assessore Barelli in una situazione di estrema difficoltà con un personaggio come Vittorio Sgarbi. Ricordo che io conosco personalmente Vittorio Sgarbi semplicemente come giornalista, è stato sempre disponibile al confronto, è stato sempre disponibile a essere intervistato, quindi ci rimane un po' strano capire come un personaggio, col tanto di rispetto che portiamo per la carica di assessore, come Giacomo Barelli, non ci inviti nemmeno alle conferenze stampa. Quindi questo è un po' il paradosso, ripetiamo, dei fatti. Lo ricordo, non abbiamo chiesto giornalisticamente, quindi in maniera informale, le dimissioni nel caso Sgarbi dell'assessore Barelli. Lo abbiamo esaltato insieme al sindaco Leonardo Michelini e al presidente del sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Megarini, quando a Bagu arrivò il grandissimo riconoscimento UNESCO delle macchine a spalla, quindi tra cui quella di Santa Rosa, come patrimonio immateriale dell'umanità. In questo caso perlomeno potremmo essere accolti nei suoi eventi e nelle presentazioni pubbliche. Ricordo che il fatto è il deposito delle macchine di Santa Rosa in Strada Tuscanese, dove alla presenza del costruttore Fiorillo e dell'assessore appunto Giacomo Barelli e del consigliere comunale, della consigliera Rita Maria Rita De Alexandris, è stata presentata solamente a tre testate giornalistiche locali il futuro Museo delle Macchine di Santa Rosa, tra cui delle cinque macchine di Santa Rosa che sono state ripulite e risistemate, quindi per iniziare finalmente, diciamo noi, il percorso per il museo. Però ripetiamo, la selezione della stampa è la prima volta che ci capita, perlomeno con questa amministrazione. Non ci ricordiamo, io sono 20, allora dal 94 sono 22 anni
faccio questo lavoro, non ci ricordiamo dei fatti del genere presso altre amministrazioni. Questo è un po' il fatto che poi ha portato, e concludo, alla firma di un documento congiunto da parte mia e da parte di altri sei, da parte di altri cinque, con noi sei testate giornalistiche escluse da questo fatto. Abbiamo interrogato direttamente l'associazione Stampa Romana per renderla con il suo referente provinciale di Viterbo edotta di questo fatto e abbiamo riferito questa lettera anche allo stesso sindaco Michelini, che nella mattinata di domani, per mano di una collega, avrà sul posto certificata, quindi con valore legale, la stessa lettera che io ho pubblicato su newduscia.it. Termino dicendo così: Assessore Barelli, ci risponda finalmente. Tante volte in altre manifestazioni in cui lei in qualche modo è collegato, non abbiamo avuto risposta. Possiamo capirlo in eventi pubblici che sono un fiore all'occhiello della città. Non lo capiamo quando veniamo addirittura esclusi da eventi primi della città di Viterbo, come possono essere il Museo della Macchina di Santa Rosa Futuro o cose di questo tipo. Ringrazio sempre tutti quelli che seguono la live. Chiedo scusa se purtroppo ogni tanto abbiamo dei problemi tecnici, ma ripeto, stiamo facendo semplicemente una sperimentazione in attesa di progetti ben più grandi. Invito tutti a condividere questa live sulle vostre bacheche, a invitare gli amici dei gruppi e delle pagine. E l'appuntamento è per lunedì prossimo.